Ciao ragazzi, buongiorno a tutti e benvenuti sul mio canale Cantare in Libertà. Nella prima parte abbiamo visto come fare degli esercizi semplici per principianti per migliorare i nostri addominali, che poi saranno, diciamo, di aiuto per il sostegno per il canto. Oggi vediamo un'altra parte di esercizi di un livello superiore e andiamo ancora una volta in palestra. Cantare in libertà. Buongiorno, eccoci al secondo allenamento successivo alle prime 2 settimane. Quindi il primo l'abbiamo fatto per 2 settimane con esercizi base e elementari. Quindi dopo aver fatto questo lavoro iniziale passiamo alla fase successiva. E faremo degli esercizi sicuramente leggermente più impegnativi che porteremo avanti per 3 settimane più o meno. Allora, iniziamo con il primo esercizio, giù con il busto, le gambe sono piegate, sollevate, solleviamo le gambe, ok? E andiamo con una flessione del busto, quindi un crunch, avvalendoci di una palla medica da 2 kg, iniziamo 15 ripetizioni. Forza. Chiaramente, se dovesse farlo a casa, potreste utilizzare una bottiglia di acqua da 2 litri per fare lo stesso. Ritorno un pochettino più lento, in modo che sfruttiamo il 50% del movimento della fase di ritorno e stiamo dando un buon lavoro ai nostri muscoli addominali. Respiriamo, inspiriamo sempre con il naso, espiriamo con la bocca e appena siamo pronti possiamo passare al secondo esercizio. Quindi le mani sotto il bacino, le gambe le distendiamo, sollevate dal pavimento, elevazione delle gambe dritte, ritorniamo giù a sfiorare il pavimento e ripetiamo. 15. Ricordiamoci sempre la fase di ritorno più lenta, ok? Quindi lenti nella discesa, aiutiamoci con la respirazione e ricordo, inspiriamo profondamente con il naso, espiriamo con la bocca, lento sempre il ritorno. Stesso discorso dei manubrietti, delle bottigliette di acqua da mezzo litro potrebbero essere l'alternativa da fare a casa. Allora, impugniamo i 2 pesetti, distendiamo le braccia indietro, le gambe sono a squadra. Quindi da questa posizione solleviamo il busto come se volessimo toccarci i piedi, ok? Su, le gambe rimangono dritte, Mario. Ok, andiamo con 15 movimenti. Lento sempre il ritorno, ricordiamoci che il 50% dell'esercizio è il ritorno, quindi sfruttiamolo sempre contraendo i muscoli e trattenendo la discesa. Ricordiamo la respirazione, inspiro sempre con il naso, espiro con la bocca. Ci aiuta molto nell'esercizio. Mazza che so bravi, eh? Riposiamo. Com'era questo? Stavo riposando più. Ah, andava bene. Era. Non ho dubbi, sei sicuramente delle bravissime capiche. Allora,
l'ultimo esercizio un attimino più impegnativo e cerchiamo di farlo correttamente. Quindi giù con il busto, le braccia vanno lungo le gambe, mettiamo di nuovo le gambe su in alto a squadra. Il lavoro che dovremo fare è sollevare il bacino, quindi spingere le gambe su in alto, possibilmente perpendicolare, non troppo indietro. E qui abbiamo una grossa e importante contrazione muscolare addominale, quindi è un po' più faticoso degli altri, e va a completare il circuito. Quindi una sequenza di 4 esercizi, da fare 15 ripetizioni per ogni esercizio, e faremo con un recupero, una pausa di 2-3 minuti almeno, 3 giri. Quindi ricapitolando, facciamo vedere il primo esercizio rapidamente qual era. Il primo esercizio. Quindi con la pallina o la bottiglia di acqua, gambe flesse, e gambe flesse in appoggio, ed era piegamenti del busto in avanti, rimanendo sempre con le piedi in appoggio. Questo ne faremo 15. Il secondo esercizio sarà con le mani sotto i glutei, elevazione delle gambe. Torniamo giù a sfiorare il pavimento, ritorniamo su, ed è 15 di questo movimento, che è il secondo esercizio. Il terzo, ricordiamolo, e con i due pesetti o le due bottigliette di acqua minerale, braccia indietro, gambe a squadra, avviciniamo le mani ai nostri piedi come se volessimo toccarli. 15 anche di questo, e l'ultimo, quello che abbiamo fatto con il busto in appoggio, gambe distese, spinta delle gambe verso l'alto. Ok, ne hanno fatta una. No, perché le riprese devono essere veloci. E quindi noi faremo 3 giri di questo giro. Per 3 volte. 3 serie da 15 ripetizioni. Grazie e alla prossima, sempre più motivati e più in forma. Bene, io spero di avervi fatto cosa gradita e che magari riusciate a trovare il tempo per fare questi esercizi semplici a casa. Ringrazio ancora Mario Cocca per averci aiutato in questo percorso e vi do appuntamento alla prossima puntata. Grazie.